ogni ora è una vita salvata, ogni ora in anticipo, al di là di quello che dice il leghista qui presente, che dice cosa vuoi che sia, un giorno in più, un giorno in meno. Io sono molto preoccupato per questi vaccini. Fossero tutti come l'assessore del Lazio, direi che il problema sarebbe la fornitura dei vaccini, ci sarebbe da discutere, perché io non credo che alcune produzioni di vaccini arriveranno entro giugno. Non capisco chi lo La dice queste Germania ha cose, perché acquistato le 30 aziende non lo milioni di dicono. vaccini Però librati, sono noi molto siamo gli ultimi. preoccupato per questo fatto. Adesso stiamo facendo i vaccini in questo periodo ai sanitari, che se, Sì. per assurdo potrebbero farselo tra di loro, è la cosa più facile. Ma dopo, quando dobbiamo fare quelli allettati, quelli nell'RSA, che è una cosa complicatissima, che cosa succede? Quindi io Quelli direi che alla sono lì. fine, guarda tutte le responsabilità, vai ad Arcuri, che secondo me uno che fa queste cose, la settimana scorsa ha detto che le siringhe erano tutte a posto, e invece, come giustamente ha detto il mio predecessore, cioè il mio collega, ha detto che non ci sono le siringhe, non sono adeguate all'utilizzo di questo siero. E quindi mi sembra una persona sconcentrata, una persona, però perché sconcentrata? Perché gli sono stati dati troppi lavori. Se uno è un imprenditore e dà la responsabilità di tutte le parti nevralgiche dell'azienda solo a una persona, è chiaro che l'azienda non funziona. E ritorniamo al problema vero, il problema dell'allenatore che è stanco, perché sennò non darebbe le responsabilità a tutto uno che dopo non ce la fa. Poi c'è anche il ministro della Sanità. Cioè, che ha dato la responsabilità ad Arcuri l'11 di novembre per fare i vaccini, per occuparsi dei vaccini. Quindi quello ha avuto 2 mesi, ma lui perché non gli è Sì. stata data prima questa responsabilità, o sono state tolte e gli sono state tolte altre responsabilità che non c'entrano niente in questo momento di emergenza? Quindi direi che io faccio l'imprenditore, se gestissi un'azienda così sarebbe un fallimento, tutti gli anni andiamo in Sì, però rosso. insomma. Quindi io penso che gli italiani sono molto preoccupati in quelle posizioni, ci vogliono delle persone Ma come ne usciamo? concentrate, poi i vaccini devono arrivare, ma soprattutto bisogna immediatamente attivare delle situazioni di emergenza in modo tale che, non so, le farmacie facciano i vaccini, Certo. almeno quelli che non hanno bisogno, il frigorifero almeno 70. Bisogna mettere in campo delle situazioni di emergenza in modo tale che, perché noi per metterci un anno a vaccinare tutti abbiamo bisogno di vaccinare 220.000. Vedi, Librandi, c'è l'audio, c'è un problema di audio. Avvertiamo Librandi, non si sentiva.